Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutorials DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovissimo video, sempre dedicato agli slime. E andiamo a fare una nuova mini challenge, una comparazione. Ho la colla Elmer, ho la colla dell'IKEA che mi hanno consigliato nei commenti. E quindi ero curiosissima di provarle e realizzare qualcosa di interessante per vedere se la colla dell'IKEA potrebbe essere la nuova colla per slime. Voi sapete già che io adoro la Elmer, è molto bella, molto colorata ed estremamente glitterosa, mentre invece qui la colla che vedo, questa colla dell'IKEA, insomma, è un po' opaca. Qui ho tutte le mie Elmer, ne ho usate tantissime, guardate, mezze vuote. Qui invece ho quelle nuove dell'IKEA pronte per farci il test che voglio farci. Non le userò tutte, ne userò soltanto due per fare il mio test. E poi ho portato qui le palline perché voglio fare due slime crunchy, sia con la Elmer che con quella dell'IKEA, per vedere un pochino cosa posso fare, cosa posso fare. Cominciamo mettendo un pochino di colla e andiamo a fare le basi per i nostri slime. Aggiungo subito della colla Elmer's Blue. E poi mescolo. Aggiungo le mie palline e poi mescolo ancora. Ok, la base è pronta. Adesso aggiungiamo bicarbonato e liquido per le lenti a contatto. Una volta che si è amalgamato per bene, non mi resta che mischiare e poi vediamo cosa otteniamo. Ok, quindi questo qui sarebbe il mio slime con colla Elmer. Non ho preso moltissimo il colore perché non ho usato tantissimo colore, però è stra bello. Lo adoro, ok? E non vedo l'ora di farci il mio confronto. Aggiungo la colla bianca e poi qui ci vado a mettere la colla dell'IKEA. Vado a fare un cuoricino molto molto grazioso. Vedete, è super colorata, super forte e molto molto opaca. Adesso non mi resta che fare il mio miscuglio e vediamo che cosa succede. Vado ad aggiungere le mie palline e poi mescolo ancora. Nuovamente bicarbonato e liquido per lenti a contatto per farlo diventare più solido. Quindi questi sono i miei due slime. Francamente non so decidere quale sia meglio perché mi piacciono entrambi. Mi piace questo, bello solido, bello forte e anche un pochino trasparente. Ha quasi un tocco di Galaxy, molto molto bello. E allo stesso tempo mi piace anche l'altro, insomma sono proprio indecisa. Devo dire che anche questo a tenuta è messo super bene perché è fortissimo e quindi lo apprezzo tanto. Lui è approvato. Andiamo a vedere la colla dell'IKEA. Sicuramente la colla dell'IKEA è molto più slimosa ed è molto meno forte di quella Elmer. Infatti il risultato lo rende molto molto più morbido al tatto, addirittura fluffy. Gli manca quella crunchiness, non so se mi sono spiegata, quella durezza che lo rende molto più crunchy dell'altro. E quindi sono un po' indecisa. Inoltre vedete questo come ballonzola quando lo tocco? L'altro sta bello, fermo, compatto. Quindi alla fine abbiamo ottenuto due risultati diversi.
E qual è stato il vostro preferito? Ditemi qui nei commenti se secondo voi la colla IKEA è migliore della colla Elmer, perché è una cosa che mi interessa moltissimo. Io spero davvero che questo semplice video vi sia piaciuto e se così fosse vi invito a lasciare like, lasciare un commento e a condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché qui faccio tantissimi video simili sempre dedicati ai DIY. Ebbene, per oggi è tutto, noi ci vediamo presto, ciao!